Mi stanno osservando tutti, ragazzi, mi hanno circondato, vero? No, ti prego. Che cosa... chi sei? Chi caspita sei tu? Siamo super in pericolo, ragazzi. Infatti, guardate lì. Ma che diavolo stanno vedendo i miei poveri occhiacci occhialuti? Questo è un povero maialino che è morto. E purtroppo i problemi non finiscono qua, perché io so che c'è un'anomalia dentro questo mondo. E sì, l'anomalia è un qualcosa di veramente disturbante e orribile che non vi consiglio mai di vedere. Beh, sapete, di solito le cose su Minecraft sono inquietanti, eccetera. Questa non è solo inquietante, questa è proprio disturbante. Cioè, non so come dire, c'è un uomo brutto con i denti che sorride ovviamente, quando mai, e che sta per succedere qualcosa probabilmente perché stava caricando il mondo, perché ha laggato, mi pare. Dio mio, cosa sono queste cose che si trovano in giro poi? Quello è tipo un pezzo di... osso. Oh, quella sì è una trappola, vedete ragazzi? Oddio, no, non voglio dire altro. Cioè, mi dispiacerebbe, fa proprio schifo come cosa comunque. Allora, facciamoci direttamente le cose di cui abbiamo bisogno. Perché ho visto del carbone lì e direi assolutamente che le torce siano fondamentali in questa cacchio di mondo. Quindi, prima cosa di tutte, è sicuramente il piccone in legno. Stiamo attenti alle trappole, perché evidentemente ci sono delle trappole che ci ammazzano, ci tolgono proprio i piedi se ci entriamo, quindi ci manca solo quello, guardate, ci mancherebbe solo quello. Dio mio, un'altra cosa orribile. Che fine ha fatto quella persona lì? Intanto c'è pure un'ape che gli gironzola intorno, sì, ma normale, come al solito. Bene, però abbiamo scavato questi due carboni, quindi mi ritengo soddisfatto, perché almeno così adesso possiamo avere almeno un pochettino di luce per quanto riguarderà stanotte. E oh mio Dio, ragazzi, purtroppo la notte arriva, quell'anomalia lì, quando mai, tra l'altro. Cioè, è ovvio che arrivi la notte dopo tutto, no? Pronto, signora anomalia? È qui per caso? Allora, se siamo abbastanza fortunati, potremmo anche trovare una torcia che ci illumina proprio davanti, cioè proprio... ma non la torcia di Minecraft classica, proprio quella che si accende, quella che con un tasto la accendi. Ci facciamo, velocemente, una spada per uccidere questi maialini, perché dobbiamo avere il cibetto, quindi già che gli altri sono tipo stati uccisi, purtroppo. Poveri maialini. Dove sono? Ehi? Maialini, dove siete? Vi state nascondendo? Non volete morire? E lo so, ma se non vi uccido io, vi ucciderà qualcun altro. Solo che vi farà soffrire qualcun altro. Io no. Ah, ciao maialino, come va? E adesso direi di fare una cosa. Direi di andare da questa parte e prendere quest'altro carbone. In tutto ciò, sempre attenti all'anomalia, perché è la cosa più brutta che abbia mai visto. L'ho vista solamente dalle foto delle mod, praticamente, ragazzi. Una mod in alfa. Cioè, praticamente una mod che stanno sviluppando solo in questo momento preciso. A trasudare qualcosa di veramente oscuro tutto questo. C'è qualcosa dentro questo mondo che fa sì che le cose non vadano come dovrebbero, ragazzi. È tutto così disturbante. Per fortuna che almeno abbiamo delle prime cose per poter far qualcosa, tipo la pietra, che direi di prendere, di continuare a prendere assolutamente. Perché almeno ci facciamo un'ascia e poi possiamo prendere la crafting table, che è una cosa che direi non è male. Almeno perché, sapete, c'è questo meme che io continuo a fare 20 crafting table finendo tutto il legno che ho. Magari stavolta ho fatto un piccone, ma ditemi se non sono deficiente. Vabbè, tanto i picconi finiscono subito, quindi ho fatto bene in realtà. Ok, perché purtroppo arriveranno cose. Forse è meglio che... Eccoci. Cosa ho detto io? Cioè, stavo parlando e poi guardate qua. È arrivato il tizio brutto. Probabilmente ad indicarci che sta per succedere anche a noi la stessa identica cosa. Brucerà la foresta qua perché c'è la lava. Ma direi che non arrivo in tempo per spegnere tutta la foresta, quindi... Però mi sa che c'è già qualcun altro che ci ha pensato a spegnere la foresta, ragazzi. Non c'è nessun problema, dopo tutto, no? Andiamo da questa parte, perché mi sembra che questa caverna sia abbastanza profonda. Purtroppo vi dico che oltre all'anomalia non c'è solo l'anomalia, no? Ma ci sono altre cose. Ecco, tipo, il ferro lo prendiamo assolutamente. Cioè, ci sono... cose che non pensavo nemmeno potessero esistere su Minecraft normale.
Che diavolo è quella roba, ragazzi? Una struttura molto strana. Ma ci sono altri maialini. Intanto io ovviamente ho preso un sacco di carne, tanto non... cioè li lasciamo perdere ormai i maialini, però... Che cacchio è quella roba in fondo, lì sopra? Ma che cacchio... Ragazzi, ma è tipo una sorta di... di uomo imparato che peraltro sta guardando non so dove. Cosa c'è qui all'interno? Oh! Oh! Porca puzzona! Puzzona sì, per non dire altro, perché stavo per dire proprio altro. Ma che cacchio è questa cosa? Allora... ok. Tutto ciò è veramente stranissimo ed inquietante, ragazzi. Mi aspettavo, ci sono pure i fulmini. Ti pareva? Faccio una scala che va sopra. Devi andarci sopra, assolutamente. Bene, abbiamo uno smoker. Possiamo cuocere il cibo anche molto velocemente. Ne avevamo proprio bisogno. E qua c'è una spada, buono! Una spada peraltro di ferro. Grandissimi, ragazzi. Perfetto così. La fortuna forse ci sta baciando. Si dice. Quindi, prendiamo anche questa cosa, perché questa cosa, ragazzi, la Blast Furnace, cuoce super velocemente il ferro. Ok. E lo smoker invece cuoce super velocemente il cibo. Quindi siamo stati molto fortunati di aver trovato questa cosa in realtà. Anche se entrando dentro a questa cosa ci ha dato direttamente cecità. Cioè no, in realtà ci ha dato la notte e la pioggia. Che peraltro direi di andare subito dentro, perché purtroppo mi sa che voi non vedete bene. Lo so. È una cosa che purtroppo succede qui, perché fidatevi di me, non si vede bene su YouTube dopo se c'è la pioggia. È una cosa che è strana, lo so, ma funziona così. Allora, queste sono delle torce, ok. E adesso abbiamo la luce. La luce ormai non ci preoccupa più, quindi abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Bene. Sono più che soddisfatto. Lì c'è un villaggio che come minimo è maledetto da 20 spiriti diversi, 20 demoni diversi. Abbiamo aspettato abbastanza, però comunque ci rimane un po' di cibo da cuocere. Magari lo potremmo anche fare al villaggio, già che ci siamo. La fornace non la prendiamo, tanto comunque abbiamo già quelle specializzate. Sapete cosa prendiamo però veramente utile? Questa cosa, la anvil, perché ci permetterebbe di sistemare delle armi molto buone nel caso le trovassimo, cosa che probabilmente non succederà. La pioggia è brutta, è brutta, è brutta, è brutta. Aiuto, aiuto. Non solo la pioggia mi sa, ragazzi. Dannazione, ci sono pure gli zombie. Oh, bene, ha smesso di piovere. Ottimo, ora probabilmente ci vedete di nuovo qualcosa. Ok, ok, allora questo è un villaggio che sarà bellissimo urbare. Sapete cosa, ragazzi? Possiamo trovare il letto qui, sicuramente. Potremmo dormire. Direi di assolutamente di farlo, perché... no, però gli zombie danno fastidio. Però belle queste case, sono più grandi e spaziose per un qualche motivo. Non me l'aspettavo in realtà, perché di solito nei villaggi... mi sa che un villager è andato morto, purtroppo. È rip. Mi spiace, signor villager. Oh, però sti zombetti del cacchio. No, ragazzi, mi sta uccidendo uno zombetto, però. Accidenti, ok. No, e basta. Cos'è? Cos'è? Cosa di dannazione è quella roba, ragazzi? Che dannazione? No, no, no. No, no, no. E vai a fare in cuspero, però, che cazzo, piterina. Mamma mia, raga. Mi vengono da dire tante di quelle parolacce. Notiamo una cosa tutti insieme. Non ci sono i letti. Dove dannazione sono i letti? Perché non ci sono i letti, ragazzi? Non si può dormire? Le pecore ci saranno o no? Ok, scendiamo. Oddio mio, tutti i villager impalati completamente. Che brutto. Allora, cerchiamo di trovare un dannazione di letto. Oh, sì. Stanno dormendo i villager qua, però in realtà non importa. Dormo io. Ok. Adesso diventerà giorno. Ottimo. Sono molto felici i villager perché è diventato giorno. Vabbè. E gli ruberò ovviamente tutto quanto, perché giusto in cambio del fatto che vi ho fatto diventare giorno e io ho tolto gli zombie. E gli ruberò anche un letto. Nel caso ne avessimo bisogno. Ovviamente la sfida è quella di non utilizzare sempre il letto, perché se no che cacchio di sfida è? Cioè non va bene se utilizziamo troppo il letto.
Qua ovviamente cerchiamo di trovare cose più utili all'interno di questo dannato villaggio maledetto, ovviamente, perché secondo me è maledetto. C'è un'ambrioccola, come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Alambicco forse, sì, alambicco probabilmente. Ambriocco forse, non so, è un'altra cosa. Ci sono altri ambriocchi qua? Ci sono cose più brutte degli ambriocchi. Abbiamo capito che in queste strutture qua non dobbiamo minimamente entrare in quelle robe là, ragazzi, perché mi sa che ci fa diventare di nuovo notte e noi non vogliamo, ovviamente, perché poi dopo ci dà la pioggia, ci dà le maledizioni, anche se in realtà lì potrebbero esserci cose utili. Vabbè, se diventa notte dormiamo, dai. No? Orco 2! Forse è una delle anomalie queste. Che caspita è? Cosa sei tu? What? Guardate, se io mi ci metto all'interno, si vede tutto il cielo nero. Forse non mi vedo nemmeno. No, sì, io mi vedo. Ma che cacchio. Oh, aia! Ho fatto male? Come si permette? Smettila! Cos'è sta roba, ragazzi? Vedete anche voi quello che vedo io? È tipo, cos'è quella roba? È una croce? Andiamo, perché mi sembra che ci sia qualcosa lì distante. Ovviamente noi le anomalie dovremmo trovarle, ma come si trovano? Cercandole, ovviamente, no? Quindi non possiamo stare sempre fermi in un posto. Non è come Minecraft Vanilla questo, che ci fai le varie cose. Questo è più, noi siamo tutti cacciatori dei segreti. Siamo un gruppo a cui ci piace tantissimo cacciare i segreti, ragazzi. E però la cosa più bella è cacciarli insieme, tutti quanti insieme. Vedete quelle cose lì, però ci stanno spiando. Qualsiasi cosa siano, perché sono tipo dei fantasmi, sono invisibili. Però non ci fanno un granché, ragazzi. Ed è questa la cosa che mi preoccupa. Cioè, è tipo come se ci osservassero, come se fossero degli scagnozzi. Tipo. Non so, forse mi sto immaginando le cose, però secondo me invece non me le sto immaginando. Oddio! Che cacchio è questa roba, ragazzi? Questo è il fiore del Wither. Sì, la Wither Rose. Infatti non calpestiamola, per carità. Poi va a finire che ci moriamo avvelenati dal Wither e magari evitiamo, no? Io so che non dovrei premere le pressure plates, però. E so nemmeno che non si dovrebbero sconsacrare e rapinare queste cose. Non mi ricordo come si chiama, però. Cos'è? È solo carbone e oro. Oh! in realtà è utile andare a vedere cosa c'è sotto le tombe. Ovviamente su Minecraft, naturalmente. Qua c'è un altro carbone, lapislazzuli. L'unica cosa che mi chiedo di questo posto, completamente maledetto ovviamente, è cosa ci fa un cimitero in mezzo al nulla? Cioè, ci hanno sepolto i villager per caso? Forse perché era vicino al villaggio, ma perché non sta allora lì? E poi comunque su Minecraft normale, ragazzi, sappiamo che i cimiteri, figuriamoci se ci siano. Quindi probabilmente fa parte di delle mod che ho messo. Se boh, cioè io ho messo delle cose, sì, ma cimitero non mi ricordo di averlo messo, onestamente. Però, diciamo che questo villager non è finito nel cimitero, mi sa. Mi sa di no. Per capire che diavolo sta succedendo in questo mondo, ragazzi. Qua c'è più buio del... Ma che cazzo è? Oh, cosa... Porca puzzona, scusate, veramente vi chiedo perdono per la parolaccia. Ma che diavolo è questa cosa? Cos'è? Porco due! No, io dico di peggio se continuo così, però, ragazzi, io dico di peggio. Non mi fermo solo alle parolacce, purtroppo. Mi fanno paura queste cose. Cosa diavolo era? Vattene all'interno prima che sia troppo tardi. No, fermi tutti. Sto vedendo troppe cose che non mi piacciono qua. Sono in extra bit. Che diavolo sta succedendo? Cosa diavolo sono quelle cose? Punto primo, perché hanno gli occhi rossi. Ve l'ho detto che era disturbante, ma non è lui la cosa più disturbante. Perché io avevo visto nella descrizione della mod che c'erano altre creature veramente più orribili di questa. Oh, si è visto qualcosa, però, mi sa, Forse si era spostata. Io vi ho detto che ci stanno spiando. Ma è diventata notte o sbaglio? No, è l'effetto. Ok.
Un effetto particolare, sicuramente. Un effetto sicuramente particolare. Io non lo voglio più vedere, però, quel coso, ragazzi. No, no, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Io non posso andare nelle caverne così, però. Io non posso. Cosa ci stava facendo nelle caverne qua? Che piani aveva questo... questo tizio? Che, ragazzi, io vi giuro, cioè, mi sto sentendo, ma mi sta prendendo male tutto ciò. Io devo capire dov'è, perché più... quando vedo... quando c'è vicino il tizio, mi sa... Che succede quella cosa lì, che diventa tutto buio, fa il rumore brutto. Che piani ha questo tizio? Che piani ha? Vabbè, c'è lo scheletro, andiamocene via prima che sia troppo tardi. Oh! No, ragazzi, mi sto sentendo male, andiamocene fuori. Fuori, aiuto. Ok, allora. Abbiamo visto che quindi in caverna c'era un qualcosa. Non mi è bene chiaro che cosa. Però io direi di continuare a viaggiare e di capire che cacchio di anomalie, altro che animalie, ci stanno qua. Secondo me qua c'è qualcun altro. Secondo me qua c'è qualcun altro, ragazzi. Palesemente. Qua in queste caverne buie, da qualche parte che si nasconde fra il buio. Non lo so. Andiamocene via per ora. Ok. Allora, abbiamo sicuramente dei problemi molto grandi in questo momento, ragazzi. C'è qualcuno nel nostro mondo che non so chi sia. Peraltro, un altro problema, ragazzi, potrebbe benissimo essere che sta tramontando. Dannazione. Ok, ora spiegatemi cosa diavolo sta succedendo al cielo. Cosa diavolo sta succedendo a questo cielo? Porca di quella vacca, perché è diventato tutto così rosso? Ma che diavolo sta succedendo, ragazzi? Ma perché è diventato tutto rosso? Temo che stia per succedere qualcosa di veramente brutto. Temo che stiamo per morire, ragazzi, palesemente. Stiamo per morire. Perché è diventato tutto rosso di nuovo? Perché è diventato tutto così strano? Dobbiamo trovare una caverna prima che sia troppo tardi. Dobbiamo addentrarci, perché è vero che dentro la caverna avevamo trovato qualcosa di veramente brutto, ma è anche vero che questo rosso nella caverna non c'era, quindi troviamo qualcos'altro, per favore, prima che sia troppo tardi. Grazie. Ora, ce ne andiamo da questa parte, accendiamo la torcia, vediamo bene tutto quello che c'è intorno, ok? Allora, c'è qualcosa qui. C'era qualcosa che si muoveva da questa parte. Ok, forse era il maiale, non me ne frega un cacchio proprio. Andiamocene dentro la caverna, ok, così, bene, ok, ottimamente, bene, ok. Qua siamo al protetto? Non credo proprio. Vi ho modificato un po' le impostazioni visive, che forse ci vedete leggermente di più. Oh, ragazzi, è lì, mi sta spiando da dietro l'albero. No, bene, adesso ci moriamo, è finita. È lì, guardate, mi sta spiando dal... Sì, guardate! Porca vacca, si vedono gli occhi! Oh, porca puzzana! No, io non riesco. Ragazzi, è pieno. È pieno di sti cosi, non solo di ragni, ma guardate dietro. Guardate dietro. C'è qualcun altro? Smettila, ragno, ti prego, non è il momento, veramente. Mi stanno osservando tutti, ragazzi... Mi hanno circondato, vero? Mi hanno circondato, ragazzi. Mi hanno circondato, ragazzi. Sono tutti qua. Ragazzi! No, ti prego. Che cosa... Chi sei? Chi caspita sei tu? Che caspita sei tu? Queste sono le anomalie, ragazzi. No, i creeper qua ci ammazzano. No, raga. Porca puzzona. Guardateli, sono tutti qua che continuano. Oddio mio. No, ti prego, mi fanno paura. Che cacchio vogliono?
Cosa cacchio vogliono da me, ragazzi? Nemmeno se dormire oppure se stare sveglio. Almeno c'è la luce della luna che mi calma. È molto bella. Certo, se ci sono i tizi che mi osservano. Ragazzi! Che cazzo è? No. No, eh. Allora, ci sono ritornato. Ho trovato tutto quanto in tempo. Ok, riprendiamoci tutte le cose. Mettiamoci immediatamente le torce, sennò non si vede niente. Ok. Allora, io ho visto qualcosa a quattro zampe che stava camminando. Dico solo questo. A me sembrava di aver visto qualcosa del genere. Non capisco bene che cacchio era. Non... cioè, non mi ricordo bene. Però... era sicuramente qualcosa di cattivo, questo sicuramente, ci ha ammazzati. Però probabilmente era l'anomalia, era una delle anomalie, perché abbiamo visto che ci sono sti cosi che ci spiano, ma poi altre anomalie ci stanno, non so, ci uccidono probabilmente. Quindi allontaniamoci da sti tizi, anzi, possibilmente sarebbero dormire, solo che ho paura a dormire con loro qua. Quindi allontaniamoci leggermente, tanto comunque sta arrivando il giorno, perché vedo che il cielo sta diventando apocalittico, tipo, dato che è tutto rosso, quindi ok. Va bene. Oh! No, non di nuovo. Non di nuovo quella creatura orribile. Ragazzi, quella roba là era bruttissima. Io non so che cacchio dovrebbe rappresentarmi. Non ho voglia di cose strane. Andate via. Mi vedo però una struttura lì in fondo. Aspettate un attimo. Beh, promette bene! Stavo per dire promette bene, ma porca puzzona! No, no, no. No, 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 io sto per svenire, ragazzi, sto... però, andate a fare... vedete, questa è una struttura, ho trovato l'entrata, e quindi direi che... prima che arrivi qualcuno... Oh! No! No, 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 no. No, ragazzi, questo che cacchio è? Perché fa così? Questo è un laboratorio? Non dovevo entrare qui dentro, mi state dicendo? Ma che cacchio sta succedendo? Basta! No, vi prego, basta. Che cacchio è? Come si fa a togliere l'allarme? No, ragazzi, no, no. Aspetta, forse c'è qualche indizio qua? Feather falling, no, non c'è niente. Come cacchio si fa a togliere l'allarme? Non si può togliere? Vediamo se scavo qua dietro. No, non c'è niente. Ho dovuto uscire e rientrare dal mondo, perché sennò non funzionava, ragazzi. Quindi, ok, perfetto. Adesso non si sente più niente. Allora, cerchiamo di fare mente locale, perché non so che cacchio è sta roba. Quindi, prendiamo punto per punto. Allora, questa è una stanza. Sembra effettivamente, ragazzi, un laboratorio. Guardate qua. Guardate qua. È proprio... vabbè, a parte le tracce di sangue. Ma poi ci sono... letteralmente degli scienziati, perché c'hanno il camice, se vedete. E qua che cacchio c'è? C'è una pozione di debolezza addirittura. Ok, quindi evidentemente questi scienziati stavano studiando qualcosa in questo laboratorio. Difatti ci sono anche dei tubi che portano e collegano chissà quali strutture e chissà quali tecnologie. Qua c'è una stanza con una persona che non so che cosa abbia esattamente, perché mi sembra... non capisco. Che cacchio... non è una persona questa. È tipo mezza strana. Non ho capito che cacchio è. Qua non c'è niente. Una botola assolutamente vuota. Sono proprio degli scienziati, se vedete. E qui ci sono altre persone, probabilmente del personale che proteggevano gli scienziati e gli operatori comunque che lavoravano qua dentro, da qualcosa o da qualcuno li proteggeva. E probabilmente sono stati loro che hanno studiato queste anomalie, che hanno fatto qualcosa in questo mondo, può essere. Guardate, questi hanno addirittura la tuta anti-radiazioni, anti-gas, in modo che sia impossibile ucciderli, almeno da un punto di vista di radiazioni e di gas, perché poi chiaramente se gli prendo un coltello, avete capito, poi è finita, mi sa, comunque. Quindi, però aspettate, questo non si tira, perché non si tira? Porco due, che schifezza è sta roba. Mi sa che qua, io ripeto, stavano facendo palesemente degli esperimenti molto inquietanti e strani. Quindi mi evoca la curiosità di capire che cacchio facevano qui dentro. Tipo, qua che cacchio c'è? Questa è una stanza nella quale non si può accedere.
è tipo off limits. E praticamente qua ci sono un sacco di piante, vedete, strane, particolari, che in realtà queste sono piante normali di Minecraft Vanilla. Però qua, se vedete, ci sono altre persone con tute antiradiazioni, appunto proprio perché probabilmente non si può entrare in questa stanza qua. E quindi probabilmente qua stavano studiando qualcosa effettivamente di dannoso per l'essere umano. E forse stavano proprio studiando queste anomalie qua, ragazzi. Anche perché poi mi sa che c'ho un piccolo presentimento. Ma proprio piccolo. Vedo in questo momento il mondo si sia rotto e non sono impazzito. Guardate qua un attimo, perché l'avevo notato da dai piccolissimi indizi prima, ragazzi. Tipo qua, le cose non funzionano e non c'è nessun motivo per cui non deve funzionare. Funziona solo quando si spaccano le cose, vedete? Che vi dicevo io? È tutto quanto bloccato, ragazzi. È tutto quanto bloccato. Anche se picchio il ragno non succede niente. Se picchio il maiale non succede niente. Si è bloccato tutto. È come se fossimo bloccati nel tempo. Avevo capito bene, effettivamente. Era un sospetto che avevo ed effettivamente era proprio così, ragazzi. Guardate qua. Ora ci possiamo avvicinare a questi oggetti, a questi tizi orribili, senza che ci uccidano. Sembrano tipo degli Herobrine, però in realtà è molto diverso, perché sono delle anomalie. E purtroppo non ci sono solo queste di anomalie, perché è pieno il mondo di queste anomalie. Ne abbiamo visto anche prima qualcuno che ci uccideva. E se vedete, questi cosi qua ci stanno circondando, ragazzi. Ora è tutto bloccato, vedete? È tutto bloccato, però ci circondano, perché tutto quanto il perimetro di questo posto è pieno di questi tizi strani che per un qualche motivo ci osservano, forse per comunicare con altri della loro specie, perché probabilmente fanno parte di una specie, chissà, forse fatta in questo laboratorio qua segreto, e quindi con altri della loro specie. Porco due, vedete? Sì, stanno proprio andando da queste parti dove non ci sono io, cioè dove ci sono sempre io praticamente. Però posso dirvi, c'è una cosa che è molto strana. Il fatto che si sia bloccato tutto. Cioè, perché è successo? Ora, il fatto che si sia bloccato è molto chiaro, no? Ma perché è successo? Voglio capire se allontanandomi magari non si sblocca qualcosa. Però no, vedete, non prendo nemmeno danno. No, non prendo danno, non prendo niente. È davvero strano, ragazzi. Niente, non funziona proprio. Non funziona, è proprio finita. E ci sono, c'è un altro villaggio, vediamo se anche i villager stanno male, stanno così tanto bloccati. Però probabilmente sì, cioè il mondo è completamente andato ormai, probabilmente. Ma mi sembra strano, ragazzi, perché se ci pensate un attimo, in questo momento noi stiamo caricando dei chunk. Che cosa sono i chunk, per chi non lo sapesse? I chunk sono praticamente dei blocchi di generazione del mondo. Sono, avete presente che il mondo si genera a blocchetti? Più guardi avanti, più si genera tipo sempre a blocchetti. Quindi se magari posso farvelo vedere. Vedete? Qua non si sta generando. E quindi qua era generato fino a qua. Qua non più. Vedete? Qua posso vedere sotto. Si è rotto il mondo, ragazzi. La mia ipotesi era proprio corretta. Per un qualche motivo, entrando in quel laboratorio, forse ho scoperto qualcosa che non dovevo scoprire. Forse è stato davvero così, forse gli scienziati che stavano lavorando all'interno di questo laboratorio hanno fatto una misura di sicurezza. Non era solo l'allarme la misura di sicurezza era bloccare il mondo proprio, perché non venisse a conoscenza questa cosa qua. Però, scusami, F3 più T, facendo così in teoria, si ricarica tutto quanto. Col cacchio, insomma. Vedete? Ecco, adesso vi sto facendo vedere la generazione del mondo. Queste sono proprio praticamente i blocchi, questa cosa che vedete, sono i blocchi con la quale si genera il mondo. E qui purtroppo finisce questo blocco qua, caricato. Dovrebbero caricarsene altri, ma come vedete non si stanno caricando. Per colpa degli scienziati, probabilmente. Oh, insomma, scienziati cattivi, mettiamolo in chiaro, ci sono molti scienziati buoni nel mondo. Ma questi sono scienziati cattivi, purtroppo. Hanno fatto del male, evidentemente, hanno. Adesso il mondo è completamente inutilizzabile, ragazzi. Io proverei a riavviare Minecraft in questo momento. Ok, allora siamo ritornati qua dentro il laboratorio, proprio perché prima non si stavano caricando i chunk. Ora usciamo fuori. Attenzione ai tizi che avevamo visto prima, ragazzi, perché ora sappiamo
che stanno tutti intorno a noi. Ok, c'era solo il villager qua. Non mi dire che si è bloccato tutto di nuovo, però. No, ok. No, andiamocene via. I tizi qua ci stanno spiando, ragazzi. Comunque abbiamo... siamo stati molto fortunati prima, perché... lo sapevo io che c'era anche lì, vedete? Perché avevamo capito, senza che loro potessero farci niente, dove stavano. Grazie a questo blocco. Quindi gli scienziati che avevano fatto questa cosa, in realtà sono stati stupidi. Perché poi bastava riavviare Minecraft e toh. Ragazzi! Oh mio Dio, cos'è? No. No, ragazzi, cos'è? No, ragazzi, cos'è? No, 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 no.